Mercato Roma, Aleksandar Mitrović può essere un'idea per l'attacco della Roma. In attesa di novità societarie soprattutto dal fronte direttore sportivo, la Roma inizia a pianificare il prossimo mercato estivo. E per l'attacco spunta una vera e propria occasione dall'Inghilterra. Con la retrocessione del Fulham può infatti spianarsi la strada per Aleksandar Mitrović. Il centravanti serbo è stata una delle poche note positive dei londinesi e proprio per questo potrebbe lasciare il club. La Roma lo ha seguito già in passato e in caso di addio di Edin Dzeko potrebbe decidere di fiondarsi sul classe 1994. Calciomercato Roma, tanta concorrenza per Mitrović. Acquistato a titolo definitivo la scorsa estate dal Fulham per 20 milioni di euro, Aleksandar Mitrović potrebbe lasciare il club complice la retrocessione in Championship. I Cottagers però non hanno necessità di vendere il ragazzo, che ha un contratto sino al 2023 e potrebbero cederlo solo se lui forzasse la mano. Al momento, sembra che il serbo abbia dato il suo assenso a giocare in Championship, ma durante l'estate le cose potrebbero cambiare. Specialmente se dovessero farsi sotto squadre importanti come la Roma. Attenzione però alla concorrenza, anche Tottenham e West Ham sarebbero particolarmente interessate al giocatore. Calciomercato Roma, sondaggio Boca Juniors per Pastore, richiesta insoddisfacente. Il talentuoso trequartista argentino ha deluso le aspettative, ora il suo futuro potrebbe essere lontano dalla capitale. Le qualità tecniche di Javi e Pastore sono indiscutibili. Tutti ricordano le sue magie palla al piede prima a Palermo, poi al Paris Saint-Germain. Ora, però, il talento argentino della Roma, arrivato in estate da Parigi per circa 15 milioni di euro, ha deluso tutti dopo la sua prima stagione in maglia giallorossa sia per i tanti infortuni che hanno bloccato il suo percorso nella capitale e sia per una collocazione tattica discutibile con Di Francesco. Finora con la maglia giallorossa El Flaco ha collezionato soltanto circa 500 minuti in Serie A andando a segno due volte. Al termine di questa stagione il suo futuro potrebbe essere già lontano dall'Italia, per l'ex Huracán ci sarebbe anche l'opportunità di tornare in patria. Nei mesi scorsi c'è stato un forte interessamento del River Plate, mentre ora sulle sue tracce ci sarebbe anche il Boca Juniors ma c'è da superare ancora una volta il nodo ingaggio. Nel frattempo anche la Roma preferirebbe soluzioni più remunerative con l'entourage del giocatore che starebbe trovando anche alcune soluzioni europee. Mercato Roma, la rabbia di Walter Sabatini. Diverse settimane fa l'ex direttore della Roma e scopritore, tra i tanti, dell'argentino, Walter Sabatini ha espresso tutta la sua rabbia nel vederlo giocare in questo modo durante un'intervista rilasciata a Teleradio Stereo, il suo rendimento in giallorosso mi imbarazza moltissimo, non posso vederlo giocare così. Ho avuto la fortuna di vederlo dominare il campo, di abbagliare la gente con giocate soprannaturali. Deve attingere al suo carattere argentino, alla sua garra, deve attingere al suo orgoglio se ce l'ha, altrimenti è meglio che si dedichi ad altro.